Ok, siamo sotto registrazione. Se vuoi iniziare, puoi iniziare. Vi presento Vincenzo Tusa per il workshop di questa sera, inerente Blender e INTF. Prego, Vincenzo. NFT. NFT, scusate. Grazie Alessandro. Buonasera a tutti, intanto. Sono Vincenzo, sono un appassionato di 3D come voi. Non faccio assolutamente questo per lavoro, per vivere faccio tutt'altro. Faccio parte di un collettivo, un team chiamato OneMind. Io preferisco definirlo un gruppo di amici e che crea praticamente dei modelli 3D e dell'esperienza all'interno di alcuni metaversi. Come detto prima, conosco Alessandro da più di 10 anni praticamente. Sono contento di vedere quello che è diventata questa community negli anni. C'è stato un periodo dove effettivamente sono stato poco presente, però facevo sempre parte dell'associazione, è sempre un piacere vedere la continua crescita della community di Blender Italia e successivamente dell'associazione. Quindi sono veramente contento di essere qui stasera. Quello di cui parleremo stasera è un argomento al quale mi sono interessato da prendo un paio d'anni. Ho cominciato a conoscere gli NFT attraverso sempre innanzitutto le criptovalute, incuriosito da questo mondo e successivamente dai metaversi. Questo mi ha avvicinato molto agli NFT. Diciamo, il topic di stasera principale sarà il mintare, che è un termine che si utilizza proprio quando si parla di NFT, il mintare quindi un NFT. Al tempo stesso però parleremo di un po' la storia, se così si può dire, perché parliamo, diciamo, dal 2014 tutto è iniziato. Quindi la storia un po' degli NFT, della tecnologia che c'è dietro, quindi la blockchain, un po' vi dirò come funziona il tutto, le applicazioni presenti e future. Degli NFT è un po' il mercato, le piattaforme, diciamo, principali o quantomeno che sicuramente interessano più all'utente di Blender Italia, al membro dell'associazione Blender Italia, perché tutto quello che viene iscritto nella blockchain, quindi che sia un passaggio di cripto, di NFT, un minting di NFT, viene registrato nella blockchain e rimarrà lì per sempre. Quindi è importante per qualsiasi artista, diciamo, secondo me, inserire le proprie opere all'interno della blockchain affinché anche qualcosa come il diritto d'autore, che può essere, diciamo, facilmente diciamo, puoi perderlo tramite copie, varie screen, robe di questo tipo. Con gli NFT, sei sicuro che cioè, si potrà sempre fare uno screen, un video di una tua opera, però non potrà mai essere quella. E poi vi spiegherò il perché e quindi l'importanza anche per un artista di Blender. Se vuole comunque renderlo il proprio lavoro, come diciamo seconda occupazione, o anche soltanto per piacere personale, come molti sicuramente di voi, di noi abbiamo iniziato con la grafica 3D, fare, diciamo.
Prima però diciamo di inoltrarci, volevo ringraziare Alessandro e l'associazione perché col mio team OneMind abbiamo diciamo, iniziato questa collaborazione e ci tenevo specialmente a dire che questo workshop è un altro che non so se posso già dire l'argomento, eviterò che sia stato anch'esso accettato. Diciamo il compenso per questo e per il prossimo workshop verrà utilizzato completamente per associare gli artisti, alcuni artisti che abbiamo all'interno del nostro team, all'Associazione Blender Italia o per partecipare ad altre attività dell'associazione, come per esempio la conferenza nazionale che si terrà il 27 maggio a Napoli. E quindi questo. Adesso vi condivido lo schermo, così iniziamo, tolgo pure webcam, così. Allora. Ditemi se. Sì, vediamo il tuo monitor. Perfetto. Ok. Allora. Ok, quindi, come anticipato prima, questi saranno gli argomenti del topic, quindi la tecnologia, la blockchain che fa funzionare questo mondo, la storia e le applicazioni degli NFT, il mercato e le piattaforme, i marketplace più utilizzati o più interessanti, diciamo, gli artisti di Blender. A mio avviso, minteremo un NFT e poi ci sarà diciamo, il tempo anche per delle domande eventuali. Sicuramente potete tranquillamente fermarmi se non capite qualcosa, se dovessi utilizzare qualche termine specifico che non comprendete, perché naturalmente io, essendo forse un po' più di tempo di voi nell'argomento, non so se qualcun altro qui lo conosce, diciamo, l'argomento, a volte potrei dare per scontato alcuni termini, quindi non vi preoccupate, potete fermarmi in qualsiasi momento eventualmente. E quindi partiamo. Allora, sicuramente questa parola NFT l'avrete sentita centinaia di volte ormai. Alla fine NFT che cosa significa? NFT è l'acronimo di Non Fungible Token, che in italiano significa proprio gettone non fungibile, ossia qualcosa di unico che non può essere sostituito da nient'altro. Questo, diciamo, la differenza fra fungibile e non fungibile è che, per esempio, un Bitcoin, che diciamo la criptovaluta più famosa, è qualcosa di fungibile, poiché può essere sostituito con un altro, avendo lo stesso valore. Gli NFT invece sono dei pezzi unici, che non possono essere assolutamente replicati né sostituiti. Gli NFT non potrebbero esistere alla fine senza una blockchain, ma alla fine questa blockchain non è nient'altro che un registro digitale condiviso e immutabile, dove vengono memorizzate, diciamo, le transazioni dei dati, che questi dati delle cripto, degli NFT, che non possono essere assolutamente alterati, manipolati o eliminati. Diciamo che la blockchain è quindi un sistema che garantisce la tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza e la verificabilità. Questo è naturalmente importantissimo per quello che
il motivo per il quale è così importante questa tecnologia. Cioè, una volta che è stata inserita qualcosa, è stato inserito nella blockchain, qualunque esso sia, in qualsiasi momento chiunque potrà vedere quella transazione, quel movimento. Basta avere diciamo, i dati del wallet, per esempio, dove è transitato un determinato NFT, l'address viene chiamato address. Il wallet sarebbe un portafoglio virtuale. Successivamente spiegherò un po' meglio, diciamo, il tutto. E quindi chiunque in qualsiasi momento può vedere questo movimento, diciamo. Ma alla fine un NFT per un computer è una sequenza di numeri, che è una lunga sequenza di numeri che è poi compressa, viene compressa più volte, cioè no, più volte, viene compressa diventando più corta, e questo numero risultante viene chiamato hash, per l'appunto. E grazie attraverso questo hash abbiamo, diciamo, il primo elemento di garanzia proprio per il proprietario dell'NFT, poiché essendo in possesso del file originale, diciamo, cioè dell'NFT, quindi del documento digitale, è l'unico che può poi ricalcolare facilmente l'hash. La stessa l'hash viene poi memorizzata nella blockchain, quindi l'NFT tiene all'interno traccia delle vendite dell'hash, in modo che risulta possibile tracciare i passaggi di mano di questo hash fino al suo creatore, quindi in modo tale da poter dimostrare sia il possesso attuale dell'NFT, che al contempo riesce a provare l'autenticità dell'NFT e eventualmente quindi dell'opera creata. Cosa intendiamo per hash? L'hash è proprio questa sequenza di numeri, cioè alla fine è una sequenza di numeri, niente di più. Ok, che viene assegnata a quell'opera. Questi numeri sono chiaramente Sì, una quando viene sequenza di iscritto. numeri che non cambia, cioè è assegnata a quel. No, assolutamente, non può cambiare. Bene. Quindi proprio per questo si può poi tramite questo vedere il passaggio diciamo di mano in mano di un'eventuale opera. Io creo adesso un NFT finché la blockchain dove viene inserita, perché poi vedremo che esistono diverse blockchain, questo hash, praticamente viene mintato questo NFT, io potrò vedere per sempre il passaggio di mano in mano, ce ne possono essere 100.000 passaggi, li vedrò tutti. Così posso vedere sia diciamo il creatore dell'NFT e confutare effettivamente se l'opera è autentica, Quindi alla mia sia per opera viene l'utilizzatore. associato questo codice, no? Sì, Che questo sì. codice seguirà sempre la mia opera e quindi saprò, la mia opera che tipo di percorso farà a livello Certo, digitale, no? certo. Sì. Ottimo, sì. Cioè questo Quindi potrebbe avere degli sviluppi chiaramente per la salvaguardia della mia opera, no? Quindi anche per creare un mercato, no, Vincenzo? assolutamente, è proprio quello, cioè la blockchain alla fine serve a questo, cioè perché poi alla fine sicuramente qualcuno potrebbe porsi la domanda del perché creare questo NFT? Perché non vendere un'opera digitale come si è fatto prima dell'avvento, diciamo, degli NFT? Perché così tramite, cioè se si tokenizza, si dice, un'opera, per sempre rimarrà, ripeto, inserita nella blockchain e per sempre potrà essere provata l'autenticità dell'opera stessa.
quindi anche eventualmente evitare possibili truffe anche. Quindi è sia una tutela per il creatore che una tutela eventualmente per chi acquista, per chi compra l'opera, perché In pratica è saprà che. un po' quello che stanno facendo gli artisti digitali, no? Quindi per dare una tracciabilità alla propria opera utilizzano questo sistema di blockchain, di hash, di NFT in generale, per avere traccia di quest'opera che realizzano e che gettano poi alla fine nella rete. Sì, praticamente. Praticamente sì, questo. E tutto chiaro? Nessuna domanda su questo? Spero di averlo spiegato in maniera abbastanza semplice. Sì, è Dunque. molto affascinante. Sicuramente attualmente è forse la tecnica più valida per riuscire a, diciamo, legare a una proprietà individuale un'opera digitale, no? Sì, All'interno del web. assolutamente, assolutamente. Qui, diciamo, vi ho portato cinque esempi di NFT, e alcune sono delle collezioni, la seconda e la terza, che, diciamo, possono definire un po' la storia. Ce ne sono tante altre, però sicuramente queste sono quelle che secondo me più particolari. Il primo è Quantum, è la primissima forma, diciamo, di criptoarte della storia. Come vedete, come dicevo prima, questo alla fine è una GIF della vera opera, però io non posseggo l'NFT. Non lo potrò mai possedere, cioè, quindi non potrò mai dire che quella sia l'opera originale, ok? È soltanto una GIF. E come nasce alla fine? Quest'opera nasce nel 2014, praticamente, dopo un fork. Un fork sarebbe una specie di una divisione, una scissione, diciamo, di una blockchain, ok? In questo caso di Bitcoin, ai tempi praticamente nacque questa blockchain parallela chiamata Counterparty, dove permetteva di creare dei crypto asset unici. E quindi questo artista, questo Kevin McCoy, creò quest'opera digitale. Nel 2021, quest'opera raggiunse praticamente ha raggiunto il 1,5 milioni di dollari, per dire. Il fatto un po' particolare è che in realtà non è stata l'opera originale, possiamo diciamo definirla, che ha raggiunto questo 1,5 milioni, ma praticamente siccome questa blockchain Counterparty non diciamo non è stata più utilizzata, è diciamo andata morta. Il creatore originale dell'opera ne creò una seconda nella blockchain Ethereum, che vedremo praticamente è diventata poi la principale blockchain per quanto riguarda la diffusione di NFT. E quindi questo, diciamo, questa crea seconda creazione fu quella che raggiunse il 1,5 milioni. Però comunque è sempre stato lo stesso artista che ha inserito nella blockchain Ethereum quest'opera. Perché, diciamo, come vi ho detto prima, esistono più blockchain e teoricamente l'artista potrebbe ricreare, cioè tokenizzare la stessa opera in diverse blockchain, ok? Diciamo teoricamente ha fatto visto che l'ha creata due volte, l'ha tokenizzata due volte. La seconda, diciamo, opera è una collezione in realtà,
si chiamano i Rare Pages, che sono nati proprio con la nascita di Ethereum, cioè non proprio solo con la nascita, però un po' dopo, nel 2016. E sono praticamente i primi crypto asset, diciamo, a raggiungere questa popolarità, perché sono dei meme che vedono protagonista questo personaggio di questa rana. Con essi si ebbe la prima asta di NFT. Per molti, infatti, quella storica asta segna la nascita ufficiale del mercato della crypto art. Il terzo sono i CryptoPunks, che probabilmente qualcuno di voi avrà già visto in giro, perché sono stati presenti al vertice delle classifiche degli NFT con maggiore capitalizzazione di mercato, fino presente all'anno scorso, quando sono stati superati dalle Bored Ape, però attualmente sono ancora secondi, diciamo. Oggi il floor price della collezione, floor price sarebbe il prezzo minimo al quale si può acquistare, diciamo, uno di questi NFT, è pari a più o meno circa il 100.000 dollari. E ciò è, diciamo, ancora più assurdo, se si pensa che quando sono stati droppati, cioè quando è stato effettuato il lancio, tutti i 10.000 NFT erano disponibili gratuitamente. Quindi pensare che adesso valgono diciamo il meno raro vale 100.000 dollari è pazzesco una cosa. La quarta opera si chiama The First 5000 Days. È un collage praticamente di 5.000 immagini digitali. L'autore raccolse queste immagini che raffigurano personaggi della cultura, diciamo, mediatica. Infatti ci sono per esempio Jeff Bezos, Donald Trump in mezzo a queste 5.000 immagini. Altre sono per esempio digitalizzazioni di disegni cartacei realizzati a mano dall'autore stesso, che li mise praticamente in ordine cronologico. Questo file è diventato l'NFT più costoso di sempre, e attualmente l'NFT più costoso di sempre, poiché è stato venduto per 69,3 milioni di dollari. L'ho portato come esempio perché è il più costoso di sempre. Quindi ognuna di queste immagini, ricapitolando, è un'immagine digitale che ha associato questo codice. No, no, questa è No. un'unica immagine. Ah, Non... ok, sì. Sì, Questa dico, è un... tu mi stai facendo vedere Quantum, Rare, Peppers, CryptoPunk, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Però di per sé sono immagini singole. No, allora, il Quantum è un'immagine singola, Sì. sì, è un singolo. I Rare Peps sono una collezione, Ah, perfetto, una collezione, quindi ok. i Rare Peps e i CryptoPunks sono delle collezioni, cioè ogni testolina, diciamo, ogni personaggio che si vede nei CryptoPunk è un NFT. In questo caso ho fatto, diciamo, questo Ah, ok, collage, hai questa fatto collezione. il collage dei collage, perfetto, sì. Sì, di questi. No, la terza invece è un'opera intera, Sì. tra l'altro tagliata perché è enorme praticamente, l'opera originale è enorme, quindi quelle sono soltanto parte delle 5.000 Certo, sì, se immagini, no non si sarebbe capito nulla. Un però è praticamente un... collage gigantesco di Sì, tantissime e immagini, quello è sì. un unico NFT, Perfetto, sì. E il quarto. quindi è un'immagine con associato questo codice univoco. Sì, Perfetto. assolutamente. L'ultimo invece è il primo SMS al mondo. Non so se qualcuno si ricorda, è stato inviato nel 92, praticamente, nel 1992. E praticamente nel fine 2021 Vodafone ha praticamente fotografato il primo SMS, ha tokenizzato
questa foto, creando un NFT. E questo NFT è stato venduto per 107.000 euro. Per dire, quindi l'NFT non è, un'altra cosa importante da dire, non è soltanto arte, non deve essere per forza arte. Certo, può anche essere Può business, puro essere, business. no, no, sì, ma diciamo qualsiasi cosa viene iscritta all'interno della blockchain. Può diventare potenzialmente un NFT. Ottimo. Okay. E dopo, infatti, vedremo le varie applicazioni che potrebbero anche forse stupirvi. Quindi ragioniamo su una cosa, cioè questa immagine, no, del primo SMS inviato, cioè io la posso duplicare questa immagine quante volte voglio, ma non avrà mai valore quanto l'originale che è associata al codice. Assolutamente. Perfetto, le altre sarebbe Assolutamente. risulteranno sempre tutte copie. Perché l'originale è stata creata da Vodafone, anche se verrà rivenduta 100.000 volte, si potrà sempre rivedere il creatore originale, E tutti i okay? passaggi. Con tutti i passaggi. E se invece si crea una copia, si può scoprire, diciamo, immediatamente che sia Un effettivamente una copia. po' come la firma digitale sui PDF, si vede sempre chi ha firmato e quant'altro, quindi perfetto. Ci sono anche altri esempi, diciamo, interessanti. Ci potrebbero essere diciamo, storia degli NFT. Ora mi viene, per esempio, in mente alcuni quadri che sono stati acquistati inizialmente e poi tokenizzati, e successivamente l'originale è stato bruciato. Diciamo, sicuramente può essere controversa come cosa, però è per un quadro, diciamo, diciamo, un bravo falsario potrebbe ricrearne una copia che non sarà mai la stessa, sicuramente, però potrebbe ingannare. Certo, genera chiaramente. Anche un cioè sia diciamo, un intenditore che il Potrebbe sicuramente può essere fuorviato dalla ingannare. bravura del Sì. falsario. Sì. Invece l'NFT no. Questa è la cosa importante da capire di questa tecnologia. Tutto chiaro, perfetto. Ok, e andiamo avanti. Le applicazioni. Allora, le applicazioni degli NFT. Diciamo, qui ho inserito, diciamo, quelle che a mio avviso possono essere delle applicazioni. Sono attualmente delle applicazioni o possono essere in futuro delle applicazioni. Partiamo dal, diciamo, l'arte in generale, più nello specifico può essere l'arte digitale, la musica, la fotografia, cose che attualmente già sono. Viene già venduta della musica, cioè degli NFT musicali. Ok. Vengono già vendute delle fotografie sotto forma di NFT, che alla fine il concetto è sempre lo stesso. L'autore sa che quello è l'originale, l'acquirente sa che quello è l'originale perché vede naturalmente chi è stato il creatore. E quindi si può dimostrare l'autenticità dell'opera sempre. I videogiochi, già esistono dei diversi videogiochi con integrati gli NFT, che possono essere delle risorse di gioco, dei personaggi, eccetera, che successivamente possono anche essere rivendute o scambiate, quindi nei vari marketplace. Principali o secondari eventualmente. Le collezioni, diciamo, il collezionismo è qualcosa che
diciamo, quanta gente fa collezione di qualcosa, che ne so, carte, ai tempi si collezionavano i francobolli o, non so, oggetti. Per esempio, mio padre colleziona sveglie tedesche antiche a corda, una cosa particolare. Però effettivamente ci sono già, e anche in futuro sicuramente, secondo me, ce ne saranno molte di più delle collezioni. Si potrà collezionare praticamente degli oggetti, anche degli NFT, che poi successivamente potranno essere visti e inseriti all'interno dei metaversi, o anche solo tramite un visore per la realtà virtuale, cioè cose che già esiste, cioè non stiamo parlando di fantascienza, di cose assurde, per dire. Gli asset fisici, non so se qualcuno lo sa, se lo aspetta, ma ci sono già stati nel mondo dei casi, anche a Milano per esempio, di vendita di immobili che sono stati tokenizzati. In pratica la vendita di determinati immobili, di questi immobili, è stata legata alla vendita di un NFT. Cioè il proprietario dell'NFT è anche il proprietario dell'immobile all'interno del mondo reale. Sono già state fatte delle vendite in questo modo. Certo, perché associando l'NFT a livello notarile alla persona, è chiaro che questo dà valore legale. E quindi io posso, per esempio, prendere, nel caso io vedo asset virtuali, videogiochi, eccetera, io posso anche dare un NFT a un character, a un oggetto di scena, a una scena intera, volendo, In che senso? no? Cioè, posso prendere il file blend, per fare un esempio, e da Sì. associare a questo file blend un NFT più che a un'immagine. Ah, certo. Questi, diciamo, fanno parte degli asset virtuali, ed Perfetto, è quindi alla questo fine. significherebbe che, per esempio, io ho creato, per esempio, il treno, no? Il Sì. treno che l'ho fatto con Blender, quindi posso dare un NFT a questo file blend. Questo file blend chiaramente rimane associato a livello di NFT a me, potrei venderlo a terzi. Eventualmente questo treno venisse copiato, comunque la copia co coperta con l'NFT è quella originale ed è quella che poi verrà riconosciuta. Perfetto. Sì, assolutamente. Diciamo che è un certificato di Autenticità e originalità, di diciamo, di proprietà. autenticità. Sì. Ottimo. È proprio quello, infatti. Cioè, diciamo che secondo me in un futuro prossimo, questo varrà anche eventualmente per le auto, per vestiti, gioielli, cioè, nella realtà. Considerando anche che, per esempio, adesso i documenti, no? Quindi, li stanno digitalizzando tutti, quindi probabilmente associando un documento a un NFT, chiaramente non si sfuggirà all'autenticità di questo documento. Ma è quello, infatti, diciamo, l'ultima applicazione poi di cui parlerò, che praticamente non è realtà, è però qualcosa di plausibilissimo, ovvero legare praticamente un NFT all'identità. Quindi la carta d'identità, nessuno di noi avrà più bisogno effettivamente di avere una carta d'identità, una patente cartacea fisica, ma basta avere l'NFT. Con l'NFT si potrà riconoscere effettivamente una persona. Esatto, e domani quindi Perché comprare la casa, la macchina, un sì, oggetto qualsiasi particolare. cosa. No, sì, ma è proprio oltre a una proprietà fisica, proprio identificare una persona, quindi tramite passaporto o patente o carta d'identità, attraverso proprio l'NFT. Lo Stato potrebbe rilasciare ad ognuno di noi un NFT, e quello praticamente potrebbe essere Questo è importantissimo saperlo perché chiaramente oggi noi stiamo parlando di Blender e gli NFT. Chiaramente quello che interessa a noi relativamente a Blender è il fatto, ecco, di poter diciamo,
salvaguardare le opere che possono essere il punto blend o il rendering tirato fuori, chiaramente con un sistema che a quanto pare è valido ed è etichettato come il futuro delle cose, no? Sì, praticamente sì. Un'altra, per esempio, chicca, diciamo, che è avvenuta a volte, già è successo, per esempio, chi ha comprato nel mondo fisico, diciamo, reale, un oggetto, ha avuto, oltre all'NFT che, diciamo, conferma l'autenticità di suddetto oggetto, anche la sua controparte virtuale, per esempio. Quindi si può in futuro comprare l'auto, diciamo, dei sogni nel mondo reale e avere anche la controparte NFT, per esempio, da utilizzare nei metaversi, per dirne una. Quindi c'è anche questa possibilità. Che è già successo, alcune aziende hanno fatto alcune, diciamo, opere del genere. E quindi, oltre a questo, asset virtuali, diciamo, per ultimo, si possono effettivamente, per lo stesso principio, anche scambiare siti internet, proprietà digitali o terreni sui metaversi, sempre per lo stesso principio. E qualcuno ha qualche domanda? Qualche applicazione possibile in NFT? No, credo che sia stato abbastanza chiaro sotto questo punto di vista. Ok. Adesso dobbiamo vedere un attimino poi nel pratico come applicare questo tipo di attività. Quindi magari qualcuno dei presenti o comunque coloro che vedranno la registrazione o che sono adesso in diretta su YouTube, chiaramente vorranno cap ben capire come usufruire di questa tecnica NFT per le proprie opere. Sì, adesso dopo farò vedere sicuramente come mintare, diciamo, nel pratico un NFT. Prima di questo volevo farvi vedere questa slide che ho fatto per un motivo principale, perché diciamo che più volte nell'ultimo periodo, sia al lavoro o parlando tra amici di NFT, mi sono sentito dire: ma il mercato ormai è morto, ormai la bolla degli NFT è scoppiata, è solo una perdita di tempo, roba di questo tipo. Però questi sono dei dati che ho preso stamattina, quindi sono proprio freschi freschi. Quindi il 7 marzo del 2023. Sì, 7 marzo del 2023, verso le 9 circa, infatti qui l'ultimo orario disponibile sono le 9. Praticamente ho preso i dati dell'ultimo anno del mercato, diciamo, prendendo come punto di riferimento il picco più alto, più o meno della market cap, che sarebbe la market cap, sarebbe la capitalizzazione totale, diciamo, del mercato, che è arrivata al picco di 34 miliardi praticamente di dollari, con dei volumi in questi 4 giorni d'aprile, dal 29 aprile al 3 maggio, di 1.225 milioni di dollari praticamente. Da qui, sicuramente, come potete vedere, il mercato è sceso parecchio. Attualmente, però, nonostante si dica che il mercato sia morto, i volumi delle 24 ore, come potete vedere qui,
sono di praticamente 61 milioni di dollari 24 ore, quindi sono stati tradati, si dice, quindi sono stati venduti, acquistati NFT per 61 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, e il valore Credo che siano cifre molto importanti. sì, e anche se non è più 34 miliardi diciamo, il valore totale del mercato, attualmente il valore totale del mercato è di 22 miliardi di dollari, quindi più di 22 miliardi di dollari, quindi comunque il mercato sicuramente non è morto, per dire. Il mercato è sceso come è sceso tutto, è sceso il mercato delle cripto, è sceso il mercato azionario, siamo in un periodo comunque dove l'inflazione è alle stelle, diciamo, non è un bel periodo per l'economia mondiale, quindi è normale che anche il mercato degli NFT sia sceso. Questa invece, diciamo, è la distribuzione della market cap globale. Qui infatti possiamo vedere, questi sono i CryptoPunk di cui parlavo prima, che sono secondi praticamente soltanto alle Bored Ape, con l'8% diciamo del capitale, prendono questa fetta, l'8% della capitalizzazione totale. E poi altre, queste sono le land praticamente legate alle Bored Ape, le Mutant Ape sono sempre una collezione creata dagli stessi creatori, queste sono le land di The Sandbox, che è praticamente uno dei metaversi più importanti, dopo, insieme a Decentraland praticamente, e tante altre collezioni Tra praticamente. l'altro ricordo che Decentraland è sostenitore attivo di Blender, quindi Eh sì, eh sì. hanno un po' di soldini, esatto. Ma se posso dirlo, diciamo che quanto tempo fa? 3-4 mesetti fa, forse sì. Anche grazie ad Alessandro, ho fatto un post praticamente sul gruppo Blender Italia, dove cercavamo come team degli artisti. Per lavorare all'interno di alcuni metaversi dove viene utilizzato Blender, e attualmente ne abbiamo presi 5-6 dalla community di Blender Italia. Sì. E vi posso dire che in 4 mesi, comunque, diciamo, hanno fatto diversi lavori, hanno fatto più o meno più di Vabbè, non diamo 13. Ecco, cifre, diciamo che qualcosa è entrata, dai, manteniamoci sul fatto. Perfetto. qualcosa è Ok. entrata, Senti, quindi Vincenzo, volevo girarti alcune domande che provengono da YouTube, no? Paolo ok. Tirapasso ci dice: l'NFT associato ad un oggetto reale determina la proprietà e certificata l'autenticità. Ma dice giustamente: ma se l'oggetto è una copia tarocca, cioè se io ho fatto una copia di un oggetto e poi l'ho blindato con l'NFT, d'accordo? Diciamo che questo qua è un pochettino una cosa che non andrebbe fatta. Cioè, questa è un pochettino anche la responsabilità del proprietario, credo, Allora, non ho dell'oggetto. capito. Uno ha l'NFT originale, ma non ha l'oggetto originale. No, Questo è il. dice, se io per esempio ho fatto una copia tarocca di un oggetto che ho trovato in rete, che non è di mia proprietà, e poi associo l'NFT e quindi lo rendo di mia proprietà, diciamo che lì si lede la proprietà intellettuale ed era. Quello sicuramente, però il discorso è che quello non sarà mai l'originale e si potrà capire subito, perché se io so. Sempre per lo stesso concetto, se io so che Vincenzo Tusa ha creato un determinato NFT e io voglio comprare il token, l'NFT di Vincenzo Tusa, vedrò immediatamente che quello non è il suo. Cioè, come ho detto prima, sulla blockchain si può vedere tutto Certo, ma anche tramite il file, perché il file chiaramente,
file, il primo file generato porta una data, quello lo fa il sistema operativo normalmente, quindi ogni file che si crea a livello digitale con il computer viene praticamente siglato dalla data di creazione. Se io metto in rete una copia, quindi non avrà mai la data precedente all'originale, chiaramente chi ha l'originale può alzare la mano e dire no, quella è una copia tarocca, e chiaramente magari chi ci è incappato e l'ha comprata, diciamo che ci ha perso, poi bisogna rivalersi su chi ha generato tutta questa falsità nella compravendita, no? Certo, quello sicuramente, quello sicuramente. E naturalmente io il discorso è che se uno per esempio vuole comprare un NFT, diciamo, importante, famoso e sa l'autore, di chi è l'autore, cioè chi è l'autore di questo NFT, immediatamente può Certo, ma come tutte le avere il opere, cioè riscontro, come se tutto. io entro in uno studio, diciamo, di uno studio fotografico, ad esempio, dove c'è un set che deve essere fotografato da un artista, no? Fotografo quel set e poi mi vendo la foto, è chiaro che se quell'artista può dimostrare che quel set l'aveva creato lui, che l'aveva sistemato lui, che era la location era la sua, eccetera, e che quindi quella foto è stata rubata, d'accordo, quella foto rubata chiaramente andrà, credo sia Certo, addirittura certo. sul penale. No, sì, il diritto d'autore Esatto, comunque ci sono il diritto pure. No, no, no. all'intellettualità. Sì, Senti, Paolo assolutamente. ci chiede anche cosa lega l'NFT, scusa, cosa lega l'oggetto reale all'NFT? Cioè lui pratica ci chiede come si associano questo l'oggetto, l'asset con l'NFT. Questo ce lo fai vedere dopo, no? Oggetto reale. Sì, reale nel senso, credo, se parliamo di un asset digitale va bene, ma per No, esempio una come faccio alle... digitale si tokenizza, come ho detto prima, Perfetto. cioè Invece quello l'oggetto andremo a reale, per vedere. esempio l'appartamento, suppongo sia l'atto poi alla Sì, fine. viene legato, diciamo, tramite sì, L'atto notarile. l'atto notarile, sicuramente, però diciamo che lì il concetto è che uno lega, cioè, l'acquisto non è della casa, cioè la casa viene acquistata, cioè viene ottenuta tramite l'acquisto dell'NFT. Il concetto è Esatto, quello. però l'NFT è Il legato sempre proprietario a una... dell'NFT è anche il proprietario della casa, non il contrario. Esatto, sì, ma questo qua chiaramente è scritto su un atto notarile, ovviamente, per dare Ah validità sì, reale. vabbè, Esatto, sicuramente, sì. sicuramente, pure perché No, non ci bisogna... sarebbe altro modo in questo momento. Diciamo Certo, che non certo. siamo a livello giuridico pronti a tutto ciò, cioè non si può, Non lo non ci siamo sono perché... determinate no, norme, diciamo. Non lo siamo perché siamo abituati chiaramente con quello di cui abbiamo a disposizione o ci mettono a disposizione, però ad esempio a Milano quando io ho comprato l'NFT e con l'NFT, quell'NFT a livello notarile è stato legato alla casa, sono diventato proprietario della casa. Quindi qualcosa comunque si sta muovendo a livello legale, sicuramente hanno trovato il modo di poter fare questa cosa e dare validità reale a livello di No, legge. certo. Perché chiaramente... Diciamo che se non c'è una legge fatta apposta, si trova il modo Esatto, sì. perché per esempio, diciamo più in generale, la dichiarazione per quanto riguarda gli NFT, le cripto, fino all'anno scorso non c'era nessuna legge. Praticamente Certo. venivano, considerati come valute estere, per esempio le criptovalute. Da quest'anno sono uscite delle leggi. Quindi adesso abbiamo la legge Però si nello sono specifico. affrettati comunque a dargli un'identità, perché anche dargli E certo. un'identità come valuta estera significa che hanno pensato subito al futuro, alle conseguenze di questo sistema. E no, Perché diciamo che in quel caso l'Agenzia delle Entrate aveva, diciamo, trovato questo escamotage per effettivamente pagarci le sì. tasse con la valuta estera. Però al tempo stesso c'erano proprio dei buchi Normativi. normativi e quindi proprio per questo si premeva sull'avere una legge, quindi, che è uscita quest'anno in Italia e che successivamente uscirà in tutta Europa, si chiamerà proprio MiCA, Ma fatta la uscirà. legge, chiaramente si è praticamente sancito che questo sistema è un sistema valido, quindi Sì, assolutamente. bene.
Bene, bene. E ovviamente, Assolutamente. visto i numeri, comunque non poteva essere diversamente, perché dove girano tanti soldi, chiaramente c'è l'interesse degli stati a normatizzare questo tipo di sistema. Anche perché, sì, noi parliamo di mondo digitale, parliamo di NFT, questa cosa che è al di fuori delle nostre conoscenze. Noi siamo abituati a pagare le cose con il bancomat o con la moneta liquida, no? Ma chiaramente noi dobbiamo pensare che tutto quello che succede all'interno del mondo NFT si traduce in denaro alla fine. Sì, assolutamente, assolutamente. Alla fine, quando anche si parla di cripto, di NFT, si parla sempre di controvalore, cioè il controvalore nella valuta reale, nell'euro in Europa, nel dollaro in America, quindi naturalmente non... Cioè, non, diciamo che chi investe, chi compra NFT, chi investe in criptovalute, cioè non sta investendo in qualcosa che forse un giorno diventerà una valuta effettiva. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che vale attualmente quanto un'altra valuta reale. Mi raccontavi una volta, tempo fa in privato, che esiste un vero e proprio sistema azionario rivolto all'NFT. Cioè, esiste proprio un Sì, vero sì, sì. mercato della valuta, del controvalore, insomma. No, assolutamente, assolutamente. Cioè, alla fine il concetto è uguale al mercato azionario, solo che il mercato azionario funziona in, diciamo, parti di azienda, percentuali di azienda. Cioè, uno che investe in un'azienda è come se effettivamente comprasse una percentuale dell'azienda, ok? Il mercato degli NFT invece, diciamo che l'azienda, cioè, diciamo, le percentuali di azienda sono la moneta creata da quell'azienda per, diciamo, che fa Diciamo da garante della solidità di No, questo. sì, ma sì, diciamo che che ne so, The Sandbox o The Decentraland hanno la loro moneta, rispettive sono Sand e Mana. Il Mana, che è la moneta di Decentraland, prende, dà il valore all'azienda, quindi più alto è il valore di Mana, quindi più c'è richiesta di della moneta, quindi più sale il prezzo, più il valore dell'azienda sale, più moneta invece, diciamo, viene venduta, poi il prezzo dell'azienda scende. Effettivamente nel mercato azionario, come ho detto prima, si compra, diciamo, parte dell'azienda, lì si compra, diciamo, un token che è un controvalore effettivo dell'azienda. Il concetto è praticamente lo stesso. Per quanto riguarda invece Bitcoin, per esempio, è completamente, cioè, è un'altra storia, però diciamo qui non stiamo a parlare di criptovalute, perché sennò ci andiamo a impelagare in un altro mondo enorme. E quindi questo. Ci sono altre domande riguardo, non so, da YouTube o... Se non ci sono, L'ultima vado. domanda da YouTube: la gestione degli NFT affidata ad aziende private. In pratica ci chiede sempre Paolo, ma se questa azienda no, fallisce, ok? Qui dove sono questi miei NFT? Cosa succede all'NFT? Cioè io perdo tutto, come se fallisce una banca italiana, ad esempio. Allora, la gestione delle... No. Allora, esistono i marketplace, che vedremo adesso. Vi faccio vedere intanto la schermata. I marketplace praticamente sono dei luoghi dove si possono comprare e vendere questi NFT. Ok? Come le criptovalute.
gli NFT si posseggono, cioè sono all'interno di dei wallet, che sono dei portafogli virtuali, praticamente. Esistono, ci sono due differenze diciamo, dei wallet. Ci sono i wallet dove si detengono le chiavi private diciamo del wallet, e quindi è in completa gestione di chi effettivamente di chi ha quindi il wallet, di chi ha creato il wallet. E poi ci sono i wallet diciamo delle aziende, per esempio Binance. Okay? Binance è un'applicazione, diciamo un'azienda dove si possono comprare e vendere sia cripto che NFT, e dove si può creare il wallet praticamente di Binance, effettivamente, dove si può che opera all'interno di questo sito. Il discorso qual è? Che i soldi che entrano all'interno di Binance, quindi del wallet di Binance, sono tuoi, però effettivamente, cioè, nel senso, sì, sono tuoi, però nel caso in cui dovesse fallire Binance, si potrebbero perdere, come è successo per esempio mannaggia, c'ho un improvviso vuoto di memoria. Diciamo come è già successo, non ti preoccupare, non è. Sì, come già successo. È praticamente perché quelli sono dei conti, diciamo, per paragonarli ai conti bancari, che sono completamente gestiti da quell'azienda. Ok? E quindi nel caso di fallimento, FTX si chiama diciamo, il sito, il market che è fallito, che avrete sentito sicuramente. FTX praticamente ha bloccato tutti i conti in tutto il mondo. Era il secondo, dopo Binance, più importante di tutti. Ha fatto un po' diciamo schifezza a livello di investimenti, ed è fallito. È fallito, e tutti i soldi all'interno di FTX sono attualmente bloccati. Ora, Questo tutte le non è gare sono. incoraggiante, però, Vincenzo. Non è sicuramente incoraggiante, però il discorso che cos'è? È che non esistono soltanto questo tipo di piattaforme, diciamo, dove si può fare compra e vendita in NFT. Quello è un metodo, diciamo, sicuro. Perché? Perché nel caso in cui uno dovesse perdere, per esempio, la password, ok, del proprio account Binance, ok, in qualsiasi momento, tramite i documenti, diciamo, un'operazione sicuramente non semplicissima, però si potrebbe riavere accesso al proprio account e quindi a tutti i propri soldi. Ah, perfetto, quindi meglio di una banca, cioè se fallisce la banca devi entrare in un vortice micidiale e lì rischi davvero di perdere tutto, invece per fortuna con questo No, sistema. no, 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 no. Allora, se uno perde le password, ho detto, di No, questa non parlo azienda. di passo, io parlo di fallimenti del. No, no, il discorso è il fallimento è fallimento, cioè si perde tutto all'interno del coso. Però perché? Perché, ripeto, nel caso in cui si dovesse perdere la password, facilmente si può riottenere l'account. Invece esistono altri wallet, per esempio il più famoso di tutti è MetaMask, dove prendete le chiavi private. Vi avrei, diciamo, introdotto MetaMask adesso, parlando di questi marketplace, dove le chiavi private sono custodite personalmente. Cioè io ho la chiave privata, che sarebbe una frase composta da 12 parole, custodita da me.
nel caso in cui io dovessi perdere quella frase, io perdo il portafoglio, perdo tutto, Ok, quindi è ok? un Però algoritmo cripto. sì, ed è custodito da me, cioè può essere custodito solamente da me e non da nessun altro, nel senso più persone sono a conoscenza di queste parole, più è il rischio che possa essere rubato tutto. Però senza quelle Certo. parole niente può essere rubato. Quindi il discorso è, uno poi, diciamo, in questo mondo deve capire se preferisce custodire tutto personalmente, ok? Con rischio però di, se perde, diciamo, quella frase, come per esempio è successo che una signora ha perso il marito aveva più o meno 8 milioni di euro investiti in criptovalute. Il marito è morto, era l'unico che conosceva la frase. Hanno provato hacker di tutto il mondo a ritrovare, diciamo, questa frase, ma non ci sono riusciti. Perché non ricordo Perché è adesso bene. impossibile, è Sì, impossibile. è praticamente impossibile. Già 12 Quindi lettere, già 12 lettere ci vogliono, mi sembra, 15 anni per decryptarle. sono No, 12 forse. parole su una pool di. Qua parliamo di 12 parole su, insomma, ci vogliono secoli per poterla aprire. Adesso non trovo effettivamente quante sono, quanto è il pool di parole, però sono veramente tante. Trilioni di Quindi combinazioni. è praticamente impossibile. Però al tempo stesso tutto quello che è in quel wallet è tuo. Cioè io posso legare, come farò vedere dopo, il mio wallet a un sito, per esempio OpenSea, che è il primo, diciamo, marketplace al mondo per quanto riguarda gli NFT, dove praticamente ci sono NFT di qualsiasi tipo di NFT, dall'arte, alla musica, alla fotografia, collezionabili, oggetti per i metaversi, c'è di tutto. Dove però io leggo il mio account al mio portafoglio, ma nel caso in cui dovesse fallire, tutto quello che ho è all'interno del mio portafoglio e io non ho perso assolutamente nulla, a differenza di quegli altri, diciamo, wallet custodial, cioè wallet che sono per esempio di Binance o di altri exchange. Quindi il discorso è questo, uno vuole avere, diciamo, il controllo di tutto, preferisce avere il controllo di tutto o preferisce avere, diciamo, la sicurezza che nel caso in cui dovesse perdere la password, diciamo, non perde nulla. Certo, Quello quindi poi il deposito, la è una sicurezza del scelta che deposito. ognuno, sì, ognuno, diciamo, poi la scelta è di ognuno di noi. Individuale, certo. Sì, ognuno decide cosa fare su questo. Molto interessante. Allora, vediamo quindi velocemente questi tre marketplace che ho scelto appositamente, diciamo, per la community, perché secondo me sono, diciamo, più interessanti per gli artisti di Blender. OpenSea, il più famoso di tutti, non potevo non metterlo, non citarlo. Come ho detto prima, ha tutti i tipi di token. La blockchain, le varie, ci sono tantissime blockchain all'interno. Inizialmente c'erano soltanto Ethereum, Polygon, Clay, se non sbaglio. Adesso penso c'è BNB, Solana, c'è uno frente NFT di BNB, Solana, Arbitrum, Optimism, Avalanche, quindi c'è di tutto. Rarible, che sarebbe un altro. Aspetta, vi faccio intanto vedere pure, così vi do contezza anche con le immagini. Questo è OpenSea, questo qua è OpenSea. Faccio vedere per esempio
due collezioni. Questa è una collezione di land di un metaverso, sarebbe il metaverso quello delle Bored Ape, diciamo. Questo, per esempio, è una collezione di NFT. Vi faccio vedere, per esempio, questo NFT. Attualmente il prezzo di questo NFT è di 5,1948 Ethereum, quindi sono all'incirca 8.000 dollari, come potete vedere qui. Qui c'è lo storico delle offerte effettuate praticamente. Infatti si vede praticamente quando scade l'offerta, scade in 3 giorni, in 14 minuti, 5 ore. Questi sono Scusami questa Vincenzo, potenzialmente uno di noi potrebbe avere un profilo come quello che ci stai facendo vedere dove contenere tutti i rendering magari che ho fatto e che voglio commercializzare magari o Certo, oggetti, certo, così. certo, certo, certo. Infatti poi vedremo proprio su OpenSea, minteremo diciamo, l'NFT. Questi sono gli attributi che diciamo sono i tratti come avete visto, erano una collezione di più NFT, di 10.000 NFT, qua c'è scritto. Praticamente ci sono più rari e meno rari. Diciamo, più rari sono i tratti, più raro è l'NFT e quindi il valore. E qui, come vi facevo vedere prima, vi dicevo prima, c'è praticamente ci sono tutte le transazioni effettuate da questo NFT, cioè tutti i passaggi. Io qui posso vedere tutti i passaggi. Praticamente. Ora, questo dovrebbe essere l'ultimo. Ok, sale. Questo dovrebbe essere l'ultimo. No, però A3169A, questi sono praticamente i nomi degli acquirenti, questo è del venditore e questo è dell'acquirente. Quindi questo non è l'ultimo, si può vedere, qui diciamo è ridotto perché c'è stato un passaggio enorme di questo NFT, però c'è modo tramite altre applicazioni di vedere tutti i passaggi. Però per dirvi, qua ci sono passaggi del 2021, 16 novembre 2021 alle 3:47 del pomeriggio. Questo è lo stesso perché questa è la vendita praticamente e questo è il passaggio. Quindi questo invece è dicembre, 27 dicembre sempre 2021, 13 maggio 2022. Quindi comunque come potete vedere qui si vedono poi se io clicco per esempio qui, ok, ho aperto quest'altra pagina. Io vedo il profilo, questo è il profilo che ha il 13 maggio 2022 alle 12:35 del mattino, praticamente ha acquistato per 15,2 Ethereum questo NFT, che poi successivamente poi ha rivenduto, cioè si vede tutto. Quindi questo è il profilo. Cioè io posso... Cioè, può essere sia una cosa, diciamo, buona perché io ripeto, la trasparenza, tutto si vede tramite la blockchain. Al tempo stesso, diciamo, se qualcuno conosce questo di qua, l'indirizzo, l'address di cui parlavamo prima del portafoglio virtuale, del wallet, se qualcuno conosce il mio portafoglio virtuale può vedere tutto quello che io ho all'interno del mio portafoglio virtuale. Quindi posso avere i milioni e chiunque può vederlo tramite la blockchain. Questa è diciamo, la peculiarità di questa tecnologia. Cioè, alcuni potrebbero storcere il naso per una questione di privacy, per una questione di sicurezza, però al Però se il tempo sistema è stesso. fatto così, chi Eh entra lo sì. accetta, è chiaro. Infatti. Quindi questo è essenzialmente OpenSea. Rarible è quest'altro, invece, dove c'è per lo più c'è arte, fotografia e giochi. Diciamo è più un marketplace dove ci sono moltissimi artisti e comunque collezioni blasonate. E l'ultimo, secondo me, quello più interessante
fra tutti per gli artisti di Blender, è questo qui, è Super Rare, che sicuramente non ha le stesse, a livello di capitalizzazione di soldi effettivamente che girano all'interno come gli altri due, come quelli due precedenti, però questo di qua è particolare perché dichiarato da loro stessi. Vivo apparentemente a Torino e ho visto pure ho partecipato a una conferenza dei proprietari praticamente di Super Rare. Loro hanno dichiarato che soltanto l'1% degli artisti che fanno domanda per entrare all'interno di questo marketplace effettivamente viene accettato. Ciò che cosa significa? Significa che sicuramente non troverete come può essere su OpenSea tutto, cioè chiunque può mettere qualsiasi cosa, che può essere un bene, ma al tempo stesso potrebbe essere un male perché c'è veramente roba inutile, completamente, cioè inutile nel senso che anche per esempio copie, cioè il fatto che io per esempio apra adesso questa collezione riesco a copiare questo di qua, lo posso tranquillamente prendere e ricreare su OpenSea. Non sarà l'originale, è tutto, però potrei truffare effettivamente qualcuno che non se ne intende, potrebbe essere truffato da questo. Okay. Sicuramente qui non succede, perché gli artisti vengono selezionati. Al tempo stesso è un bene secondo me, sia per l'artista che per il compratore, perché se l'artista viene accettato qui dentro, sa che comunque sono effettivamente dei lavori di qualità, e anche il compratore, vi posso assicurare che è molto più volenteroso, diciamo, di comprare effettivamente in questo marketplace. E di comprare comunque un'opera che è già stata, diciamo, assicurata la qualità comunque. Per esempio, qui avevo scritto nella ricerca Blender, e quindi aprendone una, per esempio, qui vediamo che come tag abbiamo 3D Blender, per esempio, e anche qui vediamo, per esempio, che è stata mintata da questo Manners, che è l'artista, il creatore, praticamente, l'8 settembre 2020. È stata poi comprata il 19 settembre per 976 dollari da quest'altro Tenjed, che poi l'ha trasferita, ok? Quindi a livello, cioè non è stata venduta, è stata solo trasferita gratuitamente a quest'altro account. Quindi attualmente il proprietario è questo qui. Però noi sappiamo sempre, come ho detto prima, possiamo vedere sempre chi è l'autore, quindi assicurarci che quest'opera è originale. Sempre ribadisco questo concetto perché è la cosa più importante sicuramente per voi artisti che eventualmente vorrete inserire le vostre opere all'interno cioè tokenizzarle e quindi renderle degli NFT. Ok, quindi questo è quanto. Penso sia arrivato il momento di creare il nostro NFT. Qui si pensi. Avete delle domande eventualmente su quello che ho detto adesso? Su Zoom sono timidi, forse. No, 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 sei stato molto chiaro, è tutto molto chiaro, no? Non credo, conoscendoli, non voglio disturbarti, vai avanti. Ok, allora, semplicemente come vi ho parlato prima del wallet, praticamente il wallet è quindi questo portafoglio virtuale che non posso farvi vedere la creazione del wallet perché è un'operazione che richiede più di mezz'ora, poi bisogna segnarsi la frase, come vi ho detto, le 12 parole. Quindi non è un'operazione veloce da fare, potete tranquillamente cercare su YouTube, ci sono centinaia di video sia in italiano che in inglese per poter creare un wallet. È semplicissimo, l'unica cosa che
bisogna perdere un po' di tempo effettivamente, quindi non vi farò vedere questa, la creazione del wallet. Farò vedere direttamente la creazione di un NFT. Quindi tramite il wallet si accede al sito, a OpenSea praticamente, e quindi andiamo qui sull'icona, diciamo, del profilo e andiamo su Create. Il sito non è in italiano, non c'è la lingua italiana su Sì, va OpenSea, specificato che questo ambiente è per la stragrande maggioranza, se non per tutta la totalità, in inglese, no? sì, se potete vedere qui ci sono in realtà altre lingue, c'è spagnolo, tedesco, francese, poi vari, penso sia cinese, mandarino, cinese tradizionale, lo so, giapponese. Non ci sono tutte le lingue. Sicuramente in futuro ci sarà anche il mercato, ci sarà anche la lingua italiana. Diciamo che nel mondo l'Italia sta cominciando ad entrare nel mercato, però attualmente diciamo, la maggior parte dei compratori di NFT comunque sono o in America o in Germania, nell'Europa dell'Est, in Cina, in Giappone. Diciamo che l'Italia piano piano sta entrando in questo mondo, pure perché, come ho detto prima, non c'era fino a quest'anno, non c'era nemmeno una legge, diciamo, per poter dichiarare, cioè si dichiaravano in un determinato modo, ma non c'era la legge specifica per l'argomento. Quindi semplicemente qui ci richiede, per creare, qui parlo di un nuovo item, un nuovo oggetto, un'immagine, un video, un audio, un modello 3D, ok? Con un file massimo 100 megabyte. Noi andremo ad inserire questo file MP4, ok? Per esempio, di questo modello 3D che ho creato io. Chiede un'immagine, una preview, praticamente, un'immagine preview, quindi andremo a inserire anche questa. Come nome possiamo inserire, per esempio, questo eventualmente è un link esterno alla pagina, cioè per esempio voi potreste inserire il link del vostro sito, in modo tale che chi guarda questo NFT poi va a cliccare sul sito e va a vedere, diciamo, informazioni riguardo l'artista, perché potrebbe non conoscervi e quindi dice: ma cos'altro ha creato quest'artista? Vediamo effettivamente il suo sito. Qui si può inserire una qualsiasi descrizione, si può o non si può, si può scegliere se inserire o no una descrizione dell'NFT praticamente. Si può inserire in una collection, ci sarebbe un gruppo, diciamo, di NFT, se già per esempio avevo realizzato facevamente degli NFT riguardanti il mondo della palestra, per esempio, potevo inserirla lì. Proprietà, levels, stats, praticamente sono quelle cose che vi ho fatto vedere prima, i tratti, diciamo, cioè per esempio, che rendono un NFT più o meno raro, perché questi, diciamo, vengono utilizzati quando ci sono le collezioni. Quindi se si crea per esempio un NFT, una collezione di NFT dove per esempio 10.000 avatar, ognuno con dei tratti diversi, però ci sono dei tratti più rari o meno rari, si inseriscono qui in modo tale da creare, diciamo, poi questa classifica di rarità, in modo tale che, diciamo, il più raro valga di più, il meno raro di meno, poi nel mercato. Questo sono dei se devono esserci dei contenuti
che si va a sbloccare praticamente successivamente, che possono essere rivelati soltanto dal proprietario dell'item, dell'oggetto quando lo acquista. Questo un'altra. Se ci sono dei contenuti espliciti o sensibili, la supply, cioè significa quanti numeri effettivamente di questo oggetto devono essere creati. Perché vi ho detto prima che un oggetto, cioè che prende mintando, quindi un asset, qualsiasi cosa, si crea un NFT. In realtà, cioè, se ne possono creare molteplici con lo stesso, ok? Però questi vengono serializzati. E per esempio, viene creato una. Posso prendere un esempio delle statuine, per esempio. Vengono create delle statuine a mano, ok? Guarda, io prenderei come esempio, se mi permetti, Vincenzo, visto che sono un pochettino addentrato Sì. in questo, esistono per esempio i Guttuso, ad esempio, degli artisti che creano delle stampe, per esempio una di 30, due di 30, Ecco, sì, esatto. prende quello. Quindi diciamo Quello che noi abbiamo visto tanti aspetti fino ad adesso, no? Però effettivamente a quello che tu ci stai raccontando, ci stai dicendo, quindi come alla tecnica, no? Quindi il sistema come è strutturato, ma alla fine ti sento parlare, vedo che comunque si abbina perfettamente a tutto quello che è già presente nella vita odierna. Ad esempio, ecco, diciamo, questa replica di un unico oggetto decisa dall'artista, quindi io posso replicare un oggetto 3 volte e quindi avrò uno di tre e venderò questi tre come uno di tre, due di tre e tre di tre. Correggimi se sbaglio. Sì, no, perfetto, perfetto, sì. Nel mercato diciamo che l'uno, per esempio, di tre varrà di più, perché effettivamente il primo numero di un oggetto, anche nella vita reale, come può essere un orologio, qualsiasi cosa, come ha detto Alessandro, di un'opera, di un artista, vale di più, anche se l'opera è uguale a tutte le altre, però per i collezionisti vale di più, però si possono creare effettivamente più copie, che però saranno sempre degli originali, cioè anche se sono delle copie, sono sempre create Sì, da quell'artista, è chiaro, è sono chiaro. comunque Anche se l'artista crea 30 copie di quella stampa, di quella litografia, ogni copia di quelle 30 ha un valore. È chiaro che uno di 30, avrà un valore rispetto alla 30 di 30, ma sono tutti originali, hanno tutto il valore perché sono tutte fatte dall'artista, eccetera. Nell'ordine delle cose. È chiaro che se io riuscissi ad avere la prima di 30, attribuirei alla prima di 30 un valore diverso, benché sia la stessa identica opera, messa in commercio dallo stesso artista e quindi quant'altro. Però chiaramente se dovessi ragionare da collezionista, avere l'una di 30 per me avrebbe un valore, maggiore. Sì, praticamente. L'ultimo dato, diciamo, da inserire, praticamente la cosa forse più importante di tutte, ovvero in quale blockchain deve essere mintato il suddetto oggetto. Ora noi sceglieremo questo caso Polygon, perché poi diciamo che ci sono anche dei costi. Per effettivamente inserire nella blockchain degli NFT, per tokenizzare delle cose. Quindi Scusami, ci tengo a precisare che non è il Polygon che conosciamo noi, no? Non è il no. Polygon piattaforma dove scaricare materiali, oggetti, eccetera, a livello di No, no, marketplace. Parliamo no, 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 no
quindi ci sono più
come ho detto prima, più blockchain, e ognuna di queste ha, si chiama gas fee, diverso in base a che cosa si vuole, cioè in base a, cioè proprio il costo per effettuare un'operazione. Questo varia anche in base al momento in cui viene effettuata l'operazione, cioè se in quel momento la rete, la blockchain è congestionata, ovvero ci sono tante operazioni in quel momento che sono state effettuate in tutto il mondo, diciamo, su quella blockchain, il prezzo salirà in quel momento, cioè Quindi ci sul wallet che vado a creare carico pure del denaro per sì, poter fare le bisogna caricare operazioni. effettivamente del denaro, per Ok. forza, sì. La chain di Ethereum è quella, diciamo, più costosa di tutte. Adesso fino praticamente al merge di Ethereum, cioè la nuova versione, diciamo una cosa per non entrare nello specifico, il gas fee era veramente alto, cioè nel periodo di diciamo boom degli NFT, dove i volumi erano alti, stiamo parlando di che per creare, mintare o anche fare un'operazione cripto, cioè comprare o vendere delle valute, si parla di 100-200 dollari ogni operazione, quindi stiamo parlando di tanti soldi. Adesso è sceso parecchio, stiamo parlando di forse 7, 10, forse massimo 20 dollari, una cosa del genere. Però ci sono altre reti, altre blockchain che sono molto molto più economiche. Per esempio Polygon, questa dove ho creato adesso, stiamo parlando roba di centesimi, cioè 20 centesimi per esempio, 10 centesimi per effettivamente creare. Per creare un NFT, per tokenizzare un asset. E quindi abbiamo effettivamente creato il nostro NFT. L'ho mintato, è stato mintato per entrare NFT. Come vedete, 3 minutes ago è stato mintato questo NFT. Non è però ancora stato messo in vendita. Okay? È attualmente fra i miei NFT. Se andiamo a vedere per esempio qui sul mio profilo creati, come vedete, eccolo qua. E quindi adesso io posso cliccare su sell, vendi, posso decidere un prezzo fisso, diciamo, al quale venderlo, okay? Oppure posso decidere di far partire un'asta. Che finirà praticamente quando decido io, per esempio qui 7 giorni, un mese, non so, un mese, 3 mesi, 6 mesi, come potete vedere. Come E fece il Drew Price con quell'immagine del ciambellone enorme fatto con tutti i rendering delle ciambelle che gli hanno inviato. L'ha messo all'asta. praticamente. E quindi poi chi avrà fatto l'offerta più alta si aggiudicherà l'NFT. Ed è questo. Alla fine è tutto qui. Come avete visto, è un'operazione semplicissima, non è nulla di particolare. Naturalmente qui stiamo parlando di OpenSea, che è la più grande di tutte, è veramente alla portata di tutti. C'è qualche marketplace un po' più complesso, come ho detto prima, per esempio SuperRare, questa qui. Devi essere accettato effettivamente come artista per poter poi vendere delle opere, però ha i suoi pro anche questo, perché ripeto, secondo me questa è tra tutte La più autorevole sicuramente. la più autorevole sicuramente per voi artisti di Blender, perché essere accettati qui dentro è già una conferma anche da parte di un futuro acquirente che l'opera è comunque un'opera di valore, perché è già stata valutata comunque Sì, dal team. sì, 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 sì. E quindi questo.
Non so se avete qualche domanda, qualcosa. Non sono stato chiaro abbastanza, volete qualche delucidazione in più? Sei stato Qualcos'altro molto che volete? esaustivo sotto questo punto di vista. Se c'è qualcuno che ha delle domande da fare, non le fate in chat, attivate il microfono, fatele direttamente senza problemi. Beh, ho visto la piattaforma, poi alla fine non abbiamo visto come si crea un wallet, lo potrete vedere direttamente su YouTube, basta digitare creare un wallet per NFT e vi spiega come poter fare. C'è un wallet in particolare che ci vuoi far vedere che tu reputi, diciamo. Metamask è il più importante, diciamo, wallet. Poi alla fine come wallet noi intendiamo un posto dove tu carichi moneta reale e puoi quindi andare a spendere questi soldi per investimenti in NFT. Sì. Ok, è un portafoglio in pratica. Ottimo. È un portafoglio, è a tutti gli effetti un portafoglio ed è Perfetto. come un portafoglio fisico. Cioè, Sì. nel momento in cui uno lo perde, è perso. È perso, Cioè, chiaro. Sì. Ecco perché con questo avvaluri quello che ho detto prima, che del tutto la vita reale poi alla fine è spalmata all'interno del mondo digitale. Sì, noi siamo abituati ai social, quindi la chiacchiera con l'amico, l'incontro con il parente lontano, eccetera, farci anche un po' i fatti degli altri, ma alla fine adesso stiamo vedendo un'altra faccia del mondo digitale, quindi la possibilità appunto di avere un portafoglio, cominciare a creare delle opere e metterle all'interno del mondo digitale, avendo garanzia che questa opera o queste opere in generale abbiano un mercato e che siano quindi comunque accettate per quello che sono, quindi un'opera con associato un algoritmo univoco e che quindi lo lega a chi ha possesso di questo algoritmo. Questo è molto importante. Sì. La tecnologia, cioè questo è la base dell'importanza di questa tecnologia. Cioè è proprio questo la cosa principale per quanto riguarda gli NFT. Per quanto riguarda le criptovalute, allo stesso tempo sono state, diciamo, create per avere, diciamo, completa gestione del proprio patrimonio alla fine, perché alla fine invece di investire, di dare dei soldi a delle banche o delle aziende terze che investono praticamente per voi, che quindi hanno i vostri soldi, eventualmente si può investire in criptovalute tramite questi wallet prende custodial dove prende si detengono le chiavi private proprio come Metamask e Sì. dove la gestione è completamente personale e qualsiasi cosa viene effettuata la responsabilità è personale. Quindi La cosa che mi è interessato, io infatti sono stato contento che hai accettato di realizzare questo workshop, è stato proprio per dare la possibilità di far conoscere uno strumento che effettivamente esiste per le creazioni digitali, no? Perché noi sappiamo che un quadro viene creato dall'artista, questo quadro fisicamente passa da mano in mano, eccetera. Invece un'opera digitale, un rendering in generale, praticamente può essere copiato mille volte, eccetera, eccetera, eccetera. Vai a capire poi la proprietà di quest'opera, il punto blend, l'asset per il gioco, cioè tutte queste cose qua. Un asset che io metto, per esempio, in un marketplace può essere copiato mille volte, essere messo in altri marketplace e io non capire, non conoscere, per esempio, chi lo ha o comunque avere delle difficoltà a capire la proprietà delle persone e dell'oggetto in generale. Invece in questo modo c'è un link, c'è un codice univoco che dà chiaramente la proprietà effettivamente di questo oggetto. sì. È molto E tramite importante. Posso fare una questo domanda?
Certo, Pierluigi, vai. Ciao, ciao, sono Pierluigi. Senti, su Super Rare accettano, vedo, leggo qui tipi arte digitale, ma accettano solo arte oppure anche oggetti di design? O comunque dove conviene Andrebbe, secondo avere me, il andrebbe un wallet? attimino visto, e io pure perderò del tempo per guardare questa collezione. Allora, qui allo Super Rare è solo arte digitale. Solo digitale. Solo arte digitale Super Rare. Tu che cosa in particolare, cos'è che volevi? In che senso cos'è? Io da architetto ho il problema di vendere su internet l'oggetto, visto che comunque si entrerà nel metaverso, tutti questi mondi, no? Quindi diciamo il mio mercato dovrebbe essere quello di vendere il mio oggetto, e quindi chi vuole arredarsi casa nel metaverso compra, no? Il mio tavolo, la mia seduta, e quindi Ok, diciamo quello è no, il mercato, il mio indirizzo. sì, non quello qui su Super Rare. Allora, attualmente Non hai mai non trovato so roba di se si design può, su non si Super può, Rare? no, non si può, non penso ci siano oggetti per i metaversi. Ah, ecco. Perché attualmente non ci sono oggetti che poi sono indirizzati per i metaversi, che pure Asset perché in generale. per quanto riguarda i Ah, ecco. metaversi, asset generali, perché per quanto riguarda i metaversi comunque ci sono è un po' diversa la procedura. Ora non so se posso dire, Alessandro, il prossimo Sì, topic. no, assolutamente, anzi, Ok, annunciamolo così, esatto. annunciamo che diciamo, successivamente farò insieme a un altro membro del team di OneMind un workshop riguardo proprio i metaversi, che sono diciamo, quello di cui nel pratico facciamo noi, quindi creiamo, realizziamo all'interno di metaversi sia asset che delle experience vere e proprie. Quindi dei giochi o delle experience visitabili. E praticamente, per esempio, vi posso far vedere Nel questo frattempo, qui. volevo dire, appunto, i due workshop, noi abbiamo detto anche agli associati che i workshop saranno due, questo è il primo di due. Il secondo, data da destinarsi, vedrà in pratica la discussione proprio su quello che sta dicendo adesso Vincenzo. Sì. Prende per esempio questo qua, uno screenshot di un gioco che ho realizzato io all'interno dei metaversi, e tutti gli elementi qui dentro sono prende degli NFT a sé stanti, dal personaggio al nemico, Loculo. questo loculo in generale, questa tomba, il corvo, tutto è un NFT, sono vari NFT. Creati all'interno del questo caso di The Sandbox, oppure per esempio quest'altro è stato realizzato da Alessio, che è tra l'altro qui presente, dovrebbe essere, no, prima l'ho visto, Sì, Alessio Rossi, che è presente in chat qui nel che gruppo. Prente è uno dei ragazzi che è entrato nel team di OneMind dopo quando abbiamo fatto la richiesta. La Sì, la ricerca di persone. ricerca di artisti praticamente per quanto riguarda tutti i metaversi all'interno di cioè tutti i metaversi che utilizzano diciamo Blender come motore grafico, cioè come motore per creare asset e questo è stato realizzato per esempio proprio da Alessio per The Centraland. Tra l'altro c'è un'intervista ad Alessio, abbiamo parlato una sera al Blender Italia Live sul canale YouTube di Blender Italia. Se volete andare a vedere la chiacchierata che abbiamo fatto con Alessio, che insomma è stata una bella serata, potete andare a vedere lì anche per conoscerlo, per vedere quello che fa in generale, eccetera. Va bene? E comunque ci sono
anche dei altri marketplace per quello che diciamo il tuo interesse specifico per vendere asset per i metaversi. Cioè esistono, allora già su OpenSea, non so se si può vendere, sinceramente non so nello specifico se si può vendere per Decentraland. Allora, per The Sandbox no, perché per esempio The Sandbox ha un marketplace interno proprio, quindi bisogna entrare nel sito di The Sandbox, fare un account e tutto. E attualmente, diciamo, dall'inizio di The Sandbox non si poteva, non tutti gli artisti potevano effettivamente vendere le proprie opere. Fra pochissimo apriranno questa possibilità, e quindi chiunque crei attraverso, il software, c'è cioè un software, diciamo, dedicato. È creato da The Sandbox per creare degli asset. Praticamente tutti potranno inserire e vendere all'interno di quel marketplace. Però ci sono, ripeto, altri marketplace che sicuramente di cui sicuramente parleremo la prossima volta, al prossimo workshop, nel workshop inerente proprio ai metaversi. Vi diremo Sì, non molto di più su anticipare altro in quello. maniera da. Sì. Va Di bene, grazie, grazie. Bene, nulla. Vincenzo, ci devi parlare di altro perché insomma si è fatta anche una certa ora. No, io ho finito, se, diciamo, gli argomenti. Posso chiedere una cosa al volo? Certo, ci siamo, Certo. vai. Quindi diciamo che non è, cioè non necessariamente finalizzato alla vendita, serve anche per tutelare la propria opera. Esatto. Assolutamente, Cioè, assolutamente. faccio un esempio volante. Io anni fa avevo pubblicato su Thingiverse una scultura, ok? Ok. E me la sono ritrovata in un video dei Queen. Per carità, era pubblicata per libero uso, probabilmente la licenza non permetteva l'utilizzo commerciale e io poi nello specifico non detengo i diritti sull'immagine di Freddie Mercury, per cui non mi metterò mai a fargli causa, ma in quel caso era possibile risalire alla proprietà intellettuale della statua. Se avesse Certo, avuto assolutamente. sì, assolutamente. Assolutamente. Naturalmente lì, ora nello specifico per quanto riguarda persone fisiche, non so come funzionano i diritti, penso, Sì, no, beh, lì probabilmente è una questione anche di diritti d'immagine eri già tu, diciamo, in torto aver creato una statua di Freddie Mercury, per sì, dire. diciamo, ok. Però, sì, assolutamente. Ok, grazie. Di nulla. Bene, ci sono altre domande che volete fare a Vincenzo? Ok, se non ci sono altre domande, Vincenzo, io ti ringrazio di cuore per aver accettato di realizzare questo workshop, che ricordo è un workshop finanziato dall'Associazione Blender Italia. E vi chiedo chiaramente di associarvi per chi non è socio, in maniera tale da continuare a realizzare workshop e corsi da destinare chiaramente alla community, agli associati, eccetera. Va bene. Ci vediamo poi in futuro per l'altro workshop. Per il resto, vi auguro una buona serata. Il video completo di questo workshop verrà caricato domani, in maniera tale da poter vederlo per intero, in quanto abbiamo lanciato la diretta su YouTube, insomma, un po' in ritardo. Va bene. Vincenzo, ti saluto, un caro saluto. Grazie, grazie mille, grazie a tutti, grazie Alessandro. Ringrazio ancora l'associazione per avermi permesso di essere qui. E a presto, visto che A ci sarà presto. questo secondo workshop. Bene. Un saluto a tutti gli associati che hanno partecipato in diretta su Zoom qui questa sera e un caro saluto a tutti quelli che hanno partecipato su YouTube. Una buona serata a tutti e buonanotte. Grazie, ciao. Buonanotte.